Claudio Cominardi, sottosegretario al lavoro, citava Diego Fusaro, il reddito di cittadinanza. Io penso al decreto dignità che tra le altre cose ha anche delle norme contro la delocalizzazione. Le chiedo che cosa, appunto, che effetto le fa vedere che mentre c'è un governo che cerca di arginare le delocalizzazioni c'è un sindaco che suggerisce la delocalizzazione come, come ricetta per superare la crisi di un'azienda. Io credo che sia un fatto abbastanza grave, che la prima cosa da scongiurare è proprio questa, perché pensare un conto trasferire dei lavoratori da Sassuolo a Modena, un conto da Sassuolo a Mosca, anche perché vuol dire lasciare qui i propri affetti, vuol dire stravolgere la propria vita, quando poi il know-how è qua, diciamo chi ha reso grande quell'azienda sono proprio quei lavoratori che si trovano. In effetti il problema è legato anche al fatto, al tema delle delocalizzazioni in senso generale che viviamo anche nella nostra Europa. Quindi una cosa che ha fatto il Movimento 5 Stelle, che ha messo al centro del dibattito il tema della delocalizzazione in Italia con il decreto dignità. Quindi bisogna vedere chi ha preso soldi pubblici e poi li dovrà restituire con sanzione. A maggior ragione se lo fa all'esterno dell'Unione Europea. Ma all'interno dell'Unione Europea, salario minimo. Cominardi, la fermo solo un momento perché vedo che Ursula von der Leyen è arrivata a Palazzo Chigi e pochi istanti fa sono usciti per le dichiarazioni alla stampa Conte e Ursula von der Leyen. Le sentiamo. Coltivare politiche attive per il lavoro, soprattutto per i nostri giovani, è importante peraltro dosare le politiche per la crescita in modo differente, tenendo conto anche delle aree più disagiate e tra queste sicuramente c'è il nostro mezzogiorno. Occorre un rilancio per il Sud e vogliamo il pieno sostegno dell'Europa. Dobbiamo poi regolare in modo più adeguato, modificare il regolamento di Dublino e gestire anche in modo più efficace i flussi migratori. Non è pensabile che il problema rimanga sulle spalle dei paesi di primo arrivo, come ancora accade. Dobbiamo poi vincere la sfida del cambiamento climatico. L'Europa deve assumere una posizione di leadership, di guida per quanto riguarda le prospettive più avanzate nella protezione del contrasto ai cambiamenti climatici, nella protezione della biodiversità. Dobbiamo infine lavorare per riformare e rendere ancora più efficaci le istituzioni europee, la governance europea. Vogliamo che le decisioni assunte dalle istituzioni europee siano e vengano percepite dai cittadini come sempre più chiare, sempre più trasparenti. L'Italia è per valorizzare ancor più il ruolo del Parlamento europeo, Parlamento dove evidentemente siedono i rappresentanti dei cittadini europei. Ecco, se queste saranno le priorità della Commissione, come mi pare di capire già dalle anticipazioni che la neopresidente ha formulato, ne guadagnerà una concreta sintonia nella collaborazione con l'Italia, che è un paese, lo ricordo, fondatore, la terza economia del continente, quindi vuole giocare un ruolo da protagonista in questo processo e è disposta ad assumersi tutte le conseguenti responsabilità. Reputo per quanto riguarda la nomina. Allora, rientriamo del un attimo italiano, in. Che sarà al centro anche delle nostre discussioni. Rivendichiamo un portafoglio economico, come sapete, abbiamo detto più volte, di primo piano, perché riteniamo che un portafoglio del genere sia adeguato alle ambizioni e alle responsabilità che l'Italia vuole assumersi in questa nuova legislatura. Da questo punto di vista siamo disponibili a offrire e a proporre e a concordare il profilo di un candidato che sia il più possibile adeguato per competenza, per capacità e disponibilità a svolgere bene questo ruolo nell'interesse dell'Italia, nell'interesse dell'Europa intera. Ecco, ci sono delle ottime premesse, quindi per impostare in modo efficace allora, e proficuo. Rientriamo, vi abbiamo voluto far ascoltare ancora un momento il discorso del Premier Conte perché proprio insisteva sulla questione più importante di queste ore, cioè la nomina di del commissario italiano, e il nostro Premier, lo avete sentito, ha rivendicato un commissario di peso che abbia delle responsabilità e delle deleghe in materia economica. Cominardi, l'avevo interrotto e mi voglio anche ricollegare
fare a quanto diceva il nostro Premier, potrebbe a questo punto un commissario che ha un ruolo di primo piano sui dossier economici essere un argine al fenomeno delle delocalizzazioni che, al di là di quanto abbiamo sentito sul caso curioso di Sassuolo, colpisce il nostro tessuto questo economico? Questo assolutamente, ed è quello che auspichiamo. Vorrei anche far presente che il Movimento 5 Stelle nel suo programma elettorale europeo ha tra i primissimi posti al contrasto delle localizzazioni e il contrasto anche al dumping sociale, salariale, fiscale che abbiamo. Quindi uno dei temi da mettere al centro, che abbiamo messo prima di tutto noi, ma pare abbia l'accoglienza anche della commissaria, è un salario minimo europeo. Perché pensate che molte delocalizzazioni noi le abbiamo all'interno della stessa comunità europea. Però badate bene un altro dato, è importante da definire. Lo sapete qual è il paese in Europa, il paese col più alto numero di reshoring? Cosa vuol dire? Aziende che hanno delocalizzato all'estero e poi sono rientrate nel paese d'origine. È l'Italia. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che non sempre gli investimenti all'estero trovano le condizioni ideali. Detto ciò, è vero, stiamo già lavorando, bisogna mettere le condizioni alle imprese italiane di poter rimanere in Italia, di sburocratizzare il più possibile, l'abbiamo fatto già in parte con semplificazione, ma si deve fare molto di più, di ridurre il cuneo fiscale l'abbiamo già fatto in parte, ma si deve fare molto di più, e nel contempo nel decreto crescita abbiamo previsto degli incentivi per chi è già all'estero e deve rientrare. Parliamo dei cervelli in fuga e parliamo anche delle attività produttive. Allora, saluto Gianluca Brambilla, il nostro imprenditore brianzolo oramai di riferimento, che però oggi ci parla non dalla Brianza. Vedo che c'è dietro di lei uno scenario tutt'altro che di fabbrichette, come si suol dire. Brambilla, al di là del caso curioso di Sassuolo con quella proposta shock del sindaco di trasferire tutti quanti in Russia, la convince l'idea di Cominardi che solo un salario minimo che vale per tutta Europa impedirebbe che il fenomeno della delocalizzazione? Non è solo quello. No, perché sarebbe comunque insufficiente, perché esistono anche i paesi dell'est che non sono nell'Europa comunitaria, che non firmerebbero nessun salario minimo, i russi non firmerebbero nessun salario minimo, eccetera, eccetera, e per non parlare dell'area del Mediterraneo, eccetera. Quindi la concorrenza, il dumping sociale e salariale esisterebbe comunque, sarebbe ridimensionato a livello europeo, potrebbe già essere un significato tutto questo, però non sarebbe assolutamente sufficiente. Il problema è che dobbiamo tornare a mettere al centro di questo paese un soggetto sociale che non piace però mai, sono i creatori di ricchezza moderna, cioè i creatori di lavoro. A loro vengono dati dei contentini, vengono dati dei piccoli provvedimenti fiscali per cercare di tenerli buoni, ma in realtà ci sarebbe tanto da fare, tanto da riformare, a cominciare dalla giustizia. Con una giustizia così, fare imprese in Italia è assurdo. Allora, delocalizzi, poi magari devi tornare indietro perché ti rendi conto che ci sono altri problemi, per l'amor di Dio, ma c'è ben altro da risolvere. Chiaro. Allora, Giorgio Mulè, intanto grazie per essere restato anche in questa seconda grazie parte, parlamentare di Forza grazie Italia. Grazie. Allora, le delocalizzazioni sono un problema. Cominciamo da Sassuolo. Bene. Sassuolo, nella sua drammaticità, ci ricorda qualcosa che è tragico. Lì è un problema di delocalizzazione, ma guardate che ci sono centinaia di migliaia, se non milioni, di persone, altro che Russia. Siamo dovuti andare in Australia, siamo dovuti andare a cercarci il lavoro in Germania, siamo dovuti andare in America perché non c'erano neanche le aziende da delocalizzare. Ok, lo Svimez vi dice che 2 milioni se ne sono andati. Dopodiché, il discorso della Russia di Sassuolo è ovvio che a nessuno fa piacere, quindi è una fesseria. Ma il problema che tu ti devi porre, ma io che sto facendo per attrarre investimenti in Italia? Ma io che sto facendo per fare in modo che le multinazionali, che non devono essere guardate come i prenditori o quelli che devono essere criminalizzati, sennò qui non ci viene nessuno. Stiamo vedendo infatti quelli di ArcelorMittal, i problemi che stanno avendo sull'Ilva. Se tu non crei cioè le condizioni per far arrivare le imprese e per farle rimanere, non come diceva giustamente Brambilla, con gli incentivi che possono essere il superammortamento o la defiscalizzazione parziale, tu hai una prateria che da Roma in giù reclama, è un terreno che non è arido. Può essere una fantastica opportunità, non lo fai col reddito di cittadinanza, lo fai dando credito a chi crea lavoro, a chi crea impresa. Non possono farlo quelli che già
ci sono nel sud perché non ce la fanno, viceversa non avremmo la fuga. Devi fare andare la gente come Brambilla dal nord a dire guarda se metti qui la fabbrichetta ti conviene perché ti do certezze burocratiche, fiscali e di giustizia. Finché non gli dai queste tre certezze non verrà mai nessuno e noi continueremo ad andare allora. Via. Fusaro, da una parte Brambilla dice, attenzione, anche il salario minimo europeo comunque non impedisce alle imprese di andare fuori dal perimetro europeo. Dall'altro Moulet dice, siamo un paese che ha la crescita zero e quindi se le imprese qui non riescono a insediarsi è inutile poi bloccare, fermare con le mani il mare di chi se ne vuole andare fuori. Io condivido appieno queste analisi e mi permetto di aggiungere un'ultima notazione sul caso della Ursula von der Leyen. Come si diceva, time o dana o se dona ferente, sono paura quando fanno anche i doni, perché la signora von der Leyen non è una benefattrice del popolo, una socialista, è una che siede al gruppo Bilderberg, è una che proponeva di ipotecare le riserve auree dei greci a vantaggio degli investitori per garantire appunto i benefici del capitale finanziario. Quindi il salario minimo va bene a patto che sia di una quota dignitosa per il lavoro, perché altrimenti diventa un'arma contro i lavoratori. Quindi è giusto che ci sia un salario minimo e condivido pienamente l'istanza, di modo che non ci sia concorrenza al ribasso, ma questo salario minimo deve fissare un tetto idoneo per la dignità umana, perché se noi fissiamo 9 euro andiamo sotto alle condizioni che già ci sono in molti casi, se teniamo conto del trattamento di fine rapporto, delle ferie e quant'altro. Esatto. Quindi diventa un'arma contro i lavoratori. Esatto. Ecco perché il padronato cosmopolitico mediante la signora von der Leyen propone un tipo di reddito di salario minimo che andrà naturalmente contro i lavoratori. Certo. Sarà un regalo per i padroni e non per i lavoratori. Quindi ci vuole un reddito, un salario minimo, sì, però... e deve essere però a vantaggio del lavoro, non del capitale. Questo è il punto fondamentale. Allora, Brambilla, ritorno tra poco da lei, però prima, visto che Moulet diceva attenzione perché raccontiamo delle imprese che se ne vanno, ma quanti lavoratori se ne sono andati perché qua il lavoro non c'era? Tra poco affronteremo nel dettaglio quanto scrive lo Svimez, negli ultimi anni c'è stato un esodo pari quasi alla popolazione intera della città di Napoli che è andata altrove. Ebbene, però dall'Italia la gente se ne va anche dalle città più fortunate, anche da Milano. Olga Mascolo. Se mi dovessi trovare bene in Olanda e se trovassi un lavoro ben retribuito o comunque retribuito, sì, rimarrei. Se dovesse andare male per ipotesi, sono super convinto di provare di nuovo a andare a vivere all'estero. Milano, cuore economico dell'Italia, città in cui si lavora e si produce. Ma anche qui i contratti sono sempre più brevi e in tanti sognano l'estero, soprattutto i più giovani. Il tasso di disoccupazione giovanile a Milano sta crescendo. Così come si conferma che le forme del lavoro a tempo indeterminato negli avviamenti sono comunque occupano uno spazio inferiore al 20%. Ero a tempo indeterminato, ma adesso non più, mi hanno dovuto licenziare a quanto pare, quindi mi hanno passato a tempo determinato. Questo in che cosa si traduce? Nella una maggior diffusione della precarietà e quindi una maggior propensione, questo spesso riguarda i più giovani, a cercare opportunità di vita e di lavoro in altri territori. Carolina ha 27 anni e si è appena laureata al Politecnico di Milano. Vado in Olanda a vivere all'Aia per circa 5-6 mesi. In realtà sto andando via senza farmi pagare, però l'idea è anche questa, di acquisire più competenze per poi avere un curriculum migliore in modo da farmi pagare qua in Italia. Paolo è stato a Barcellona nel 2008 e ora vuole ritornarci perché non sa se gli rinnoveranno il contratto a dicembre. Arrivo da 6 anni di cambio lavoro, Cococò, Jobax, Nero, partita IVA. Sei mai demoralizzato per questo? Allora, demoralizzato sì, però dall'altra parte avendo una bambina ogni mattina trovavo la forza e il coraggio per non mollare. Proviamo a chiedere ai ragazzi in corso Buenos Aires, una delle vie più trafficate di Milano, qual è la loro situazione lavorativa. Stagista. Ok, quindi ti avvii verso la carriera degli stage. Sì, in realtà è già il terzo questo che andrò a fare. Ho 28 anni, lavoro da 2 anni e mezzo in Svezia, a Stoccolma. Volevo un'opportunità maggiore rispetto a quello che avrei potuto trovare qua. Quasi tutti considerano l'estero come via di fuga dal precariato.
Molto probabilmente andrò all'estero. Sono un medico, sì, per almeno un annetto vorrei andare all'estero, vorrei andare a Bruxelles. Non andresti all'estero? Ci correrai. Allora, so che è complicato rispondere a questa domanda, Cominardi, ma come si fa a impedire le delocalizzazioni dei cervelli, delle persone? Come si vedeva da questo servizio, non stiamo parlando di manodopera di basso livello, anzi. Innanzitutto si parlava prima del rapporto Svimez che prende riferimento anni passati. Noi non arriviamo, non accreditiamo un paese di balocchi. Sappiamo tutte le leggi che sono intervenute sulla precarietà del lavoro, penso alla legge 30, impropriamente definita legge Biagi, penso al Jobs Act, penso ancora prima alla legge Fornero che è intervenuta anche sui contratti di lavoro. Okay. Il Movimento 5 Stelle al governo ha fatto un'inversione di tendenza, ha detto restituiamo tutele e diritti. Cosa ci dicono i dati oggi? I dati oggi che abbiamo un'occupazione talmente alta che non la vedevamo così alta dal 1977. Anche la disoccupazione giovanile è calata in maniera importante. Non vedevamo un dato migliore dal 2011. Lo vogliamo dire che questa cosa è assolutamente importante. Nel 2013 avevamo oltre 40% di disoccupazione. Ora siamo a meno 12 punti percentuali. In un anno abbiamo oltre 330.000 contratti stabili a tempo indeterminato in più, netti, eh? Questo è importante, ce lo dice l'INPS. Quindi vuol dire che stiamo andando da tutt'altra parte, e questo è importante anche dal punto di vista dell'economia, perché vedremo molto probabilmente nel secondo semestre dei dati più positivi. Perché? Perché se tu hai sicurezza di un posto di lavoro, hai sicurezza di un reddito, aumenti quello che è l'economia di prossimità, la domanda interna, e questo anche grazie a forme di sostegno al reddito a chi ha zero. Quindi questo è anche il paese reale, perché un conto i dati di cicli economici sulla produzione che inizio anno erano positivi, poi sono calati, poi risaliranno, così il PIL. Ma la vita delle persone si misura su queste cose, eh? Anche sui 160.000 che hanno fatto domanda di pensionamento, andranno in pensione 160.000 famiglie. Anche 3 milioni di persone in povertà che hanno una risposta. Non è assolutamente poca roba. Brambilla, condivide questa lettura che dà il sottosegretario al lavoro? Guardi, io vi do un dato. I tedeschi hanno 900.000 laureati all'estero e non c'è nessuna legge che cerca di farli rientrare. Sono una grande opportunità. I giovani cresciuti con la logica di Erasmus danno per scontato che devono andare a fare anche esperienze all'estero. In Italia magari non trovano in questo momento ciò che desidererebbero, no? Vanno all'estero, fanno delle esperienze significative e vedrete che fra qualche anno avremo la generazione di ritorno che arriverà qua forte, matura, con dei modelli di business e delle competenze che aiuteranno il nostro paese. Ci vuole ancora qualche anno. Invece per tornare al sud è veramente una prateria, come diceva Mulè. Solo che, caro Fusaro, o il capitale lo convinci comunque ad andare al sud, non o non puoi dire vai al sud aumentando i diritti. Paradossalmente, la dico in modo brutale, riducendoli. Sintesi, se facessimo le gabbie salariali seriamente a livello regionale e riconoscessimo veramente le condizioni di stipendio che vengono pagate in alcune regioni italiane, perché sappiamo bene quali sono le prassi, probabilmente molte aziende del nord, sapendo che possono andare al sud e poter pagare quei livelli di stipendio, andrebbero ad investire. Allora, Fusaro e poi Mulè. Beh, intanto sulla generazione Erasmus io ho altra visione, una generazione cresciuta nello sradicamento ed è abituata a vivere senza fissa dimora, cioè educata a quella che sarà la sua condanna, cioè non avere mai la possibilità di radicarsi e di essere territorializzata. È una sorta di nuova naia che educa non al nazionalismo però, ma allo sradicamento. Però mi perdoni Fusaro, io credo che l'Erasmus abbia offerto anche una grande opportunità di crescita, di conoscenza anche di realtà diverse dal proprio cortile, dalla propria provincia. Le dico che in verità il viaggio di studio è sempre esistito, spero di non svelare nulla di nuovo. Goethe veniva in Italia prima dell'Erasmus, voglio dire, Cartesio si muoveva senza che ci fosse il programma Erasmus. Il viaggio di Goethe. Voglio dire, esatto, Byron, figuriamoci. L'Erasmus è un'altra cosa, come dice Erasmus è un bell'acronimo dove la M sta per mobility, cioè quella mobilitazione che diventa la cifra della mobilità dei lavoratori, dell'assenza di fissa dimora, cioè un programma di rieducazione delle nuove generazioni che un tempo venivano educate a massacrarsi al fronte ai tempi del nazionalismo, ora vengono rieducate in un altro modo egualmente sbagliato a mio giudizio a essere senza fissa dimora.
Detto questo, per investire al sud occorre non abbassare... O cittadini del mondo, Fusaro, del mondo! Le dico, caro amico, che o quando si dice... cittadini del mondo! Lei ha una visione sempre negativa! Io non l'ho interrotta! Forse lei non è andato mai all'estero a studiare o a lavorare! Non si ingagliofisca, mi lasci finire il mio argomento e le restituisco la parola. Vede, quando si dice cittadino del mondo si sta dicendo di fatto cittadino di nessuna parte, perché io non ho il domicilio nel mondo, sono radicato in un paese, in una terra. Cittadino del mondo è il più grande inganno che ci sia, vuol dire senza diritto ad avere un luogo fisso in cui stare. Per cui ben venga il viaggio di istruzione, ma non come obbligo alla mobilità. Per investire al sud, e mi permetto di rispondere al suo argomento, non bisogna abbassare i diritti, come lei diceva, a mio modo di vedere, in maniera non condivisibile. Bisogna invece mantenere i diritti e rinsaldarli, al tempo stesso favorire degli investimenti al sud, potenziando ad esempio le strutture ferroviarie, anziché fare il TAV per andare con le merci in Francia, potenziare le strutture del sud, perché da Siracusa a Trapani 10 ore ci si mette. Cioè, allora, come si può pensare? Ha spiegato 38 miliardi di euro sulle infrastrutture, 38 miliardi di euro che c'erano già e andranno allora, vedo che Giorgio Mulè non è così d'accordo. A Giorgio Mulè voglio chiedere, da uomo che viene dalla Sicilia, e quindi che conosce anche da vicino il fenomeno di tanti suoi conterranei che hanno dovuto lasciare il paese. Ma sulla mia pelle lo so. Sulla sua pelle. Ecco, se si va via dal proprio paese perché il lavoro non è di buona qualità, è precario, o perché il lavoro non c'è, punto? Ma non c'è, te lo dice uno che ha cambiato più di 10 città ed è andato inseguendo il lavoro. Dopodiché non è che io ho perso le mie radici abitano dentro di me, non hanno bisogno di una fissa dimora. Il lavoro lo vai a cercare e lo vai a prendere dov'è. Dopodiché se ce l'hai dove abiti o dove risiedi o dove sei nato, molto meglio per tutti. Viceversa, tutti abbiamo preso la valigia e senza piangerci troppo addosso siamo andati dove c'era il lavoro. Io denuncio il fatto che non crei le condizioni, perché quando si rivendicano i dati della disoccupazione al minimo, eccetera, è facile poter dire, però... Quanto siamo distanti dalla media europea? 9 punti e 7 sotto. Quanto siamo distanti dalla Germania? 17.4. Quanto siamo rispetto alle ore lavorate? Se tu metti nella non disoccupazione quelli che lavorano un'ora alla settimana, siamo bravi tutti a creare occupati in questo paese. Se tu metti nella non disoccupazione quelli che hanno la cassa integrazione e il 41.8 sono in più quelli che hanno la cassa integrazione, se tu non mi vieni a dire che le ore lavorate, e questo Brambilla te lo dice, la produttività e il numero di ore lavorate è più o meno rispetto a 3-4 anni fa? È meno. E allora non stai creando occupazione sana, stai dopando, perché stai dicendo alle agenzie interinali guarda che tu non puoi più tenere pacchetti di lavoratori con le clausole che altrimenti devi pagare di più, li devi assumere a tempo indeterminato. Quella è occupazione sana? Quella è occupazione buona? Quella è la risoluzione del problema della disoccupazione? È finta. È droga, allora, ti fa male, la droga ti uccide poi alla fine. Allora, non stai creando lavoro, non stai creando futuro, stai creando una finta precarizzazione sistemata. Allora, chiarissimo, arrivo tra poco da lei per la replica, Cominardi, però prima andiamo fuori da Palazzo Chigi perché si è completato il punto stampa tra Conte e Ursula von der Leyen e ci racconta tutto, soprattutto dell'intervento della neopresidente della Commissione Europea, Giulia Cararini. Giulia. Sì, Francesco, allora noi siamo tornati fuori, però poco fa si è svolto questo incontro con la stampa, quindi circa una mezz'ora fa è arrivata la neo presidente della Commissione Europea von der Leyen. In questo momento è in colloquio con Conte, quindi proseguirà in forma privata questo incontro, che sarà comunque un incontro breve perché ripartirà già nel primo pomeriggio. E hanno parlato entrambi alla stampa. Conte ha lodato nuovamente il discorso inaugurale che ha fatto in Europa von der Leyen e ha detto è però necessario che per l'Italia arrivi un portafoglio importante, questo il riferimento appunto al nome di cui parliamo dalle prime ore di questa mattina, di un appunto commissario europeo italiano, probabilmente con una delega solita di carattere economico. Per quanto riguarda, ha parlato anche di Dublino, Conte ha detto è necessario rivedere Dublino, e del tema dell'immigrazione ha parlato anche von der Leyen nel suo intervento, che si è concentrato fondamentalmente su tre grandi questioni: il clima,
tema l'immigrazione e le nuove tecnologie. Per quanto riguarda l'immigrazione, von der Leyen ha detto è necessario un nuovo patto per le migrazioni e per il clima, per l'asilo. Sappiamo che l'Italia svolge un ruolo di primo piano perché è un paese che si trova proprio di fronte al mar Mediterraneo. Vogliamo pensare a nuove procedure, che siano delle nuove procedure efficaci, efficienti, ma anche delle nuove procedure umane. Quindi ha dimostrato disponibilità a discutere rispetto a questo tema che, insomma, sappiamo stare particolarmente a cuore al nostro paese. Questi temi, Giulia, anche ma la necessità di Per quanto invece concerne la vera partita, quella della nomina del commissario italiano, ci sono state delle indiscrezioni, degli accenni nell'intervento di Ursula von der Leyen? No, questo è un tema che ha toccato soltanto Conte nel suo discorso. Come dicevo, ha ribadito la necessità e rivendicato la necessità di un portafoglio di peso per l'Italia, però nel suo discorso Ursula von der Leyen non ha toccato questo tema qui, ha ricordato l'importanza dell'Italia, del nostro paese in Europa, però non ha toccato questo argomento. Probabilmente ne parleranno a porte chiuse, visto che mi pare che l'incontro a tra i due sia ancora in corso. Cominardi, ricomincio. Porte chiuse, perché i porti chiusi no. Le porte chiuse, questo. Allora, Cominardi, lo dico perché su Dublino, lì la von der Leyen faceva sempre sì a Conte. Quando Conte ha parlato di Dublino è stata tipo una statua ferma, perché vagliela a spiegare agli altri paesi che devi chiudere. Allora, vedremo, ci sono degli impegni formali da parte del neo presidente, lo misureremo anche sulle questioni molto concrete, visto che proprio in queste ore c'è una nuova nave, oltre alla Lancurdi, anche Open Arms, che si sta dirigendo verso le nostre coste con 150 migranti a bordo. Ma noi oggi vogliamo parlare di lavoro e di economia, Cominardi, sulla base di due dati che sembrano un po' in contraddizione, e chiedo a lei di spiegarmeli, perché da una parte l'occupazione cresce, si parla di record storici, dall'altra però abbiamo una crescita che resta inchiodata allo zero. Sui dati non mi cogliete assolutamente impreparato, perché l'Istat e l'Inps, quando parlano di occupazione, parlano di dati certi, dati chiari. E quindi l'occupazione ha dei record storici e ha degli effetti estremamente positivi, perché vuol dire 330.000 contratti stabili in più in un anno, è un qualcosa di importante che entra nelle famiglie di tutti. Poi c'è stato l'aumento della cassa integrazione, ora di cassa integrazione, ma lo sapete che è grazie al Movimento 5 Stelle che abbiamo che sono aumentate, sicure. Posso, siccome ho il momento, l'universo mondo contro, voglio avere almeno tempo di rassicurare in silenzio. Magari. Allora, la cassa integrazione straordinaria per cessazione è stata reintrodotta dal Movimento 5 Stelle, okay, con questo governo. Cosa vuol dire? Vuol dire che quelle persone, per colpa del Jobs Act, sarebbero state per strada, ora hanno ancora un'occupazione e si sta cercando in quei siti produttivi di reindustrializzarli, di trovare nuovi acquirenti e trovare una soluzione. E questo è un dato importante. Rientrano nel calcolo degli occupati, non solo questo. Tecnicamente rientrano tra gli occupati o no? Ma che stai dicendo? Mi perdoni, cerchiamo di triangolare le domande, permettiamo a Cominardi di completare la sua riflessione. Poi dico un'altra cosa, sulle ore lavorate. Lo sapete qual è il secondo paese in Europa per ore lavorate? Quali sono i lavoratori in Europa che lavorano di più? Gli italiani secondi solo la Grecia. Vuol dire che lavorano di più di tutti e vengono retribuiti quasi di meno di tutti. Noi cosa stiamo cercando di fare? Portare il lavoro dignitoso e dignitosamente retribuito, anche con l'introduzione del salario minimo, dare dei contratti stabili e delle tutele dei diritti. Caspita, scusatemi se poco, e sui dati economici dobbiamo prenderli tutti. Vogliamo parlare dell'export, che è aumentato dell'8%, è aumentato nel settore alimentare, quindi che è importante e determinante per il nostro paese, vogliamo anche nel settore farmaceutico. Quindi dobbiamo prenderlo. L'economia è fatta di cicli, per l'appunto, allora, economici. Fusaro, Cominardi diceva, siamo assieme ai greci coloro che lavorano di più in termini di ore, però questo non è anche un elemento da leggere
come dire, in controluce e dire questo significa che abbiamo una produttività molto bassa e questo magari è un problema per un paese che ambisce a uscire dalla crescita a 0.1. Sì, certamente è così, oltre al fatto che c'è anche evidentemente un rovesciamento del locus communis secondo cui i greci e gli italiani sono pelandroni, sono i paesi pigs, invece i teutonici e i francesi sono quelli che producono e lavorano. Esattamente il contrario, i greci sono quelli che lavorano di più, sono quelli che vanno anche in pensione più tardi, mi pare di ricordare. E poi gli italiani, quindi evidentemente in quest'Unione Europea così com'è il problema non è quello di popoli pelandroni, come si dice con un velato e fastidioso razzismo, è quello di rapporti di forza iniqui. In Italia bisogna ripartire sicuramente dal lavoro, come mi pare che sia stato detto più volte, dal lavoro però dignitoso, perché noi chiamiamo univocamente lavoro, mettendo sotto questa categoria anche ciò che talvolta andrebbe meglio definito sfruttamento evidentemente, o comunque non lavoro in senso pieno. Per cui quello che si diceva è fondamentale, assolutamente, lavoro sì, produttività, allora, difendendo, chiudo solo dicendo questo, i ceti medi produttivi, quindi l'impresa, e il lavoro nazionali. Questo deve essere il patto, se vogliamo definirlo così, dell'interesse nazionale, allora, contro... Visto che invece... si parla di qualità del lavoro, tra poco faccio entrare in studio un ospite, un lavoratore che ci racconterà di cosa significa lavorare in questo paese facendo dei lavori che sono anche al centro del dibattito politico. Però prima, visto che si ragiona di produttività, voglio andare dal nostro imprenditore, Gianluca Brambilla. Allora, caro Fusaro, in Italia si lavora male. Ciao, e ci sono dei lavoratori che lavorano tantissimo, si fanno un mazzo così, e poi ci sono, così banalizzo ovviamente per semplificare, dei lavoratori che non fanno assolutamente nulla e che sono sulle spalle degli altri, in particolar modo nella pubblica amministrazione, oppure in quelle aziende decotte i cui modelli di business sono morti ma che noi teniamo artificialmente in piedi, no? Nella speranza che qualcuno le compri o se le porti a casa. È questo il problema. Quando tu hai lazzaroni nella pubblica amministrazione non li licenzi e lasci che siano un modello addirittura per gli altri che sono lì a farci un mazzo così, tu crei questo fenomeno, cioè la diluizione della qualità del lavorare che porta l'Italia a non crescere mai in produttività. Noi non abbiamo il coraggio di razionalizzare il mondo del lavoro e questo è il problema. Nessuno dice che i lavoratori italiani di per sé lavorino meno dei teutonici o valgano meno dei tedeschi. Ma che cosa diciamo? Scherziamo. Abbiamo fior di lavoratori in Italia. È il modello Italia che non funziona. I lazzaroni vanno licenziati. Il sindacato deve essere il primo a dire fuori i lazzaroni dalle aziende. Posso Invece replicare? No, siamo qui a tutelarli, a difenderli e diventano un modello negativo. Le mele marce, continuiamo a avere nel sistema e i risultati sono questi. Infine mi permetto di dire, l'occupazione è cresciuta nel mondo dei servizi, non nell'industria. Attenzione ragazzi. Esatto. Posso replicare? Allora, lei ha ragione, caro Brambilla, sul fatto che le mele marce vanno buttate fuori dal cesto, però conosco fin troppo bene il discorso del capitalista, che è quello che usa le mele marce per colpire l'intero cesto, perché è il modello Thatcher, colpire il pubblico impiego partendo dalle sue pecche, che ci sono e vanno sanate, intendiamoci, per screditare in toto il pubblico e procedere alla privatizzazione. Sicché credo che occorra trovare la giusta misura, l'aurea via di mezzo, togliere le mele marce, come lei diceva, ma valorizzare pienamente il pubblico e non dismetterlo come sta avvenendo secondo un'esiziale linea che prevale in tutta l'Unione Europea. La distruzione del pubblico e la privatizzazione totale in nome di una non meglio chiarita efficienza del privato. Ci dobbiamo fermare, come vi ho annunciato. Tra poco, dopo il break, parleremo appunto della qualità del lavoro, partendo dal lavoro simbolo in questo momento dello sfruttamento e delle basse condizioni di lavoro, vale a dire i fattorini, i rider, anche perché c'è un annuncio che ha fatto Di Maio da pochi giorni fa. Break. Il racconto della memoria e dell'attualità è fatto dalle vite di donne e di uomini. E ogni grande storia che ci ha colpiti o segnati nasconde sempre almeno un segreto ancora da svelare. La ripresa italiana si è fermata, noi ne siamo consci, per questo stiamo approvando misure per contenere questo rallentamento. Qui vivono, dormono in due. Dormi tu qua nel bagno? Sì. Vero che noi sono nei container, però noi gli abbiamo posto i ragazzi. Non potete mandare in onda un servizio così perché veramente perché? Si rovinate.
sono stati completamente abbandonati qua. Dove ti fanno mangiare? I bambini stranieri li dividono, quelli italiani mangiano in mensa. La vicina, ai ai ai, guarda che vista. Perché non dovremmo chiamarlo condono? Guardi, lei lo chiami come vuole. Fuori dalla nostra manifestazione! Metti laggiù quella camera, hai capito? Ma provocare, stai tranquillo, non ti preoccupare. Perché stai piangendo? Stanca, veramente, stanca. La realtà è la nostra passione. Michael Moore! Berlusconi was the original Trump. Tutto bene. Ignazio La Ruffa! Facile accettare agli africani, siriani. Accoglie il romano. Insieme ai trucchi finisco qua. Macron. La prima destra del reddito di cittadinanza. E la libertà di stampa deve essere una libertà. Ma non la sa, A mezzo Iuso vivono quattro donne, tre sorelle e una madre. Da 11 anni queste donne sono minacciate. Al fianco delle sorelle Napoli, contro la mafia dei pascoli. Tagliare i vitalizi è un modo per riavvicinare la gente alla politica. Se continui a riprendere ti tolgo la telecamera, non parte. Perché fa così? Nell'anno in cui c'è il primo governo del cambiamento, che è il governo del popolo sovrano, il popolo non c'è. Seguiteci, perché non è l'arena, va fino in fondo. La7.it, ovunque, con te. La7.it, ovunque, con te. Un'altra giornata incredibile. Domande, risposte, confronti, i vostri tweet e le vostre mail. Vi aspetto ogni mattina sulla 7. In Italia si vota sempre. La nostra vita è diventata un intervallo tra una campagna elettorale e l'altra. Ecco il campanello, è già finito l'intervallo. Imprevisti, probabilità, terreni, investimenti. La politica italiana sta diventando un grande monopoli. Ma adesso a chi toccherà lanciare i dadi? T come talk, A come attualità, G come giochi, A come approfondimenti, D come dubbi, A come... Vabbè, ci vediamo tutti i giorni, vi aspetto, mi raccomando. Buon pomeriggio, bentrovati, bentornati a Tagadà, buon pomeriggio al pubblico di Tagadà. Buon pomeriggio. Qual è la discussione politica del momento? Sicuramente si discute molto, moltissimo di IVA. Visto che si è proposto lei, tanto io mi aspettavo un mazzo di fiori di scuse, però pazienza. Le costa le voglio molto un sacco essere di bene. Qui? Socrate beve la cicuta e morì, era una mossa per non vedere di martedì. Questo è un momento in Italia di grandissimi cambiamenti, anche drammatici. Che idea ti sei fatto del periodo che sta vivendo l'Italia? L'ideale sarebbe vedere solo le pubblicità e basta. E voglio far vedere che intanto per il 2019 la certezza è che ci sono dei rincari. La luce, telefono, sono tanti soldi e poi aumenta tutto. 4.500 indagati, 1.200 condanne, milioni di euro recuperati, ma anche 32 suicidi. 25 anni dopo lo scandalo più clamoroso d'Italia, quello di Tangentopoli, rimane un dubbio. Ci siamo liberati dalla corruzione? Ma è veramente un dubbio? Il racconto della memoria e dell'attualità è fatto dalle vite di donne e di uomini. E ogni grande storia che ci ha colpiti o segnati nasconde sempre almeno un segreto ancora da svelare. La ripresa italiana si è fermata, noi ne siamo consci, per questo stiamo approvando misure per contenere questo rallentamento. Qui vivono, dormono in due. Dormi tu qua nel bagno? Sì. Vero che sono nei container. Italiano!
Il tema dei Riders è il simbolo di una generazione abbandonata. Ci devono essere dei compensi minimi orari, ci devono essere delle tutele assicurative, ci devono essere delle tutele previdenziali. Se il tavolo andrà male, faremo la legge. Ci sono ragazzi che lavorano per piattaforme, per consegnare cibo a domicilio con la bicicletta e a volte non hanno neanche le tutele minime. Un lavoratore ha delle tutele minime, altrimenti non è lavoratore, è sfruttato. Continuo a ribadire che se dovesse fallire il tavolo siamo pronti con la norma ad inserirla in legge di bilancio. Sono fiducioso sul fatto che entro fine anno troviamo la soluzione per i Riders. L'azienda si sta facendo fuori uno dopo l'altro. Hanno iniziato a passare al massimo pieno. Hanno iniziato ad abbassarsi il minimo orario. Ma noi non abbandoneremo i nostri posti. Minuto delle annunci, delle promesse che Di Maio aveva fatto nel favore di quella generazione, simbolo di una generazione abbandonata. Noi abbiamo oggi un esponente di quella categoria, Nicola Quandammatteo, 26 anni, neolaureato a Bologna, che da un annetto a questa parte consegna pasti a domicilio. Intanto, perché fa questo tipo di impiego? È un lavoretto? È l'inizio di una carriera nel mondo della logistica per lei? Perché ha scelto di consegnare pasti a domicilio? No, io ho iniziato sostanzialmente mentre ero ancora uno studente, stavo completando i miei studi umanistici e l'ho fatto innanzitutto per arrotondare un po'. Poi, una volta laureato, ho riscontrato difficoltà a trovare una nuova occupazione anche più compatibile con il mio percorso formativo. Io vorrei fare ricerca in università, però è una carriera difficile con pochi posti. Io sono laureato in antropologia e quindi per adesso, non trovando altro, perché il mercato del lavoro per noi giovani è totalmente deregolamentato, è totalmente precario, uno fa quello che trova, insomma. Quanto lavora complessivamente nell'arco di una settimana? Dipende, però mediamente un po' più di 20 ore e cerco con questo di tirar su un po' di soldi. Quanto? Massimo che sono riuscito a fare 500, ma non di più in un mese. Allora, quando Di Maio si è insediato al Ministero ha preso subito a cuore la vostra vicenda. Uno dei primi tavoli aperti al MISE fu proprio con i rappresentanti della sua categoria. A distanza di un anno, qualche giorno fa, e lo vediamo nella post sui social network, Di Maio ha annunciato un decreto per tutelare i Riders. Lei personalmente, nel corso di questo anno, che cosa ha visto, al di là della dichiarazione di vicinanza e di impegno rispetto alla sua condizione di lavoro? Allora, faccio una premessa che noi a Bologna, ma questo percorso è stato fatto anche da altri Riders in altre città, abbiamo costituito questa associazione dal basso, informale, Riders Union, per tutelare i nostri diritti. Abbiamo promosso flash mob, abbiamo promosso scioperi, manifestazioni per rivendicare i nostri diritti che oggi mancano del tutto, perché lavoriamo senza avere un'assicurazione INAIL, lavoriamo a cottimo, lavoriamo sottopagati, quindi siamo una periferia del mondo del lavoro spesso dimenticata, però siamo riusciti ad essere visibili, a protestare, a far valere le nostre ragioni. Su Bologna abbiamo firmato anche un accordo territoriale che è stato firmato soltanto da un'azienda locale che però rappresenta una quota minima del mercato. Però quello che io le chiedevo non è tanto le mobilitazioni che avete fatto voi, ma rispetto a quello che le risposte che vi sono arrivate dal governo e nella fattispecie dal Ministero. Sì, diciamo che il Ministero ci aveva convocato anche a noi Riders nel giorno di insediamento di Luigi Di Maio al Ministero del Lavoro, e da lì è partita una tarantella, la definisco io. Prima bisognava fare un decreto, poi c'è stato un tavolo con le aziende, questo tavolo con le aziende dove noi c'eravamo e dove le aziende sostanzialmente si erano associate tra di loro per dire che nessun diritto poteva essere
garantito a noi rider, hanno presentato un documento in mese di tavolo di 2 pagine dove non c'era un riferimento salariale, dove dicevano che per legge dovevamo essere ritenuti autonomi quando effettivamente siamo alle dipendenze, però non siamo considerati dipendenti, quindi con un'evasione di diritti, e volevano addirittura decontribuzioni a carico dei contribuenti per qualcosa. Da quel fallimento del tavolo, il governo ci aveva convocato nel dicembre scorso, ci aveva detto che sarebbe stato fatto un emendamento all'interno del pacchetto di conversione di reddito e quota 100, questo emendamento non l'abbiamo visto. Il fatto che adesso venga annunciato un nuovo decreto la rassicura? Diciamo che noi finché non vediamo non crediamo, un po' come San Tommaso. Allora, Cominardi, non è un po' la sanzione di un fallimento il fatto che dopo un anno Di Maio debba annunciare un decreto? Allora, personalmente voglio dire che sono molto sensibile a questo tema, tant'è vero che io faccio consumo critico, nel senso che evito di servirmi di queste piattaforme, di queste app, finché non verranno garantiti i diritti. Qualche azienda, come Runner Pizza, per esempio, di Firenze, ha deciso recentemente di stabilizzare 200 ragazzi e di individuare il contratto di riferimento e quello della logistica. Quindi, volendo, gli strumenti ci sarebbero già per garantire questi diritti. Cosa è stato fatto? Perché è giusto fare chiarezza. È stato fatto un tavolo dove si è fatto sedere quelle che sono le aziende del delivery, food delivery, le parti sociali, quindi i ragazzi, i rider, che ovviamente però avevano posizioni molto lontane. Purtroppo sono stati, come dice giustamente il ragazzo, le società non si sono aperte. Quindi noi a un certo punto abbiamo detto, vabbè, sai che c'è? Facciamo una norma, facciamo un emendamento. E l'emendamento l'abbiamo proposto proprio all'interno del decretone. Cos'è successo? All'interno del decretone, quando l'abbiamo proposto, dalla Camera è stato definito inammissibile perché non era sufficiente. Cosa ci sarà nel nuovo decreto, Cominardi? Giusto per dire, certo, che ci siamo attivati da subito. È un problema che dura da anni, okay. Lo stiamo seguendo, abbiamo cercato di trovare una soluzione con un contratto di riferimento, e qui giungo conclusione. Non si è riusciti a mettere d'accordo questi al tavolo e interveniamo con un decreto. L'emendamento non è passato perché ci sono delle regole parlamentari. Facciamo un decreto, in questo decreto c'è scritto che bisogna garantire alcuni diritti, allora, minimi che sono già previsti. Questo è il titolo, adesso però noi dobbiamo un attimo andare in pubblicità, ci fermiamo qui, poi al rientro lei mi spiega nello specifico come si possono garantire i diritti dei rider e poi sento anche Giorgio Mulè. A tra poco. Diventata un intervallo tra una campagna elettorale e l'altra. Ecco il campanello, già finito l'intervallo. Imprevisti, probabilità, terreni, investimenti. La politica italiana sta diventando un grande monopoli. Ma adesso a chi toccherà lanciare i dadi? T come talk, A come attualità, G come giochi, A come approfondimenti, D come dubbi, A come... Vabbè, ci vediamo tutti i giorni, vi aspetto, mi raccomando. Buon pomeriggio, bentrovati, bentornati a Tagadà, buon pomeriggio al pubblico di Tagadà. Buon pomeriggio. Qual è la discussione politica del momento? Sicuramente si discute molto, moltissimo di IVA. Visto che si è proposto lei, tanto io mi aspettavo un mazzo di fiori di scuse, però pazienza. Le io costa le voglio molto un sacco essere di bene. Qui? Socrate beve la cicuta e morì, era una mossa per non vedere di martedì. People say a man is... Questo è un momento in Italia di grandissimi cambiamenti, anche drammatici. Che idea ti sei fatto del periodo che sta vivendo l'Italia? L'ideale sarebbe vedere solo le pubblicità e basta. E voglio far vedere che intanto per il 2019 la certezza è che ci sono dei rincari. La luce, telefono, sono tanti soldi e poi aumenta tutto. 4.500 indagati, 1.200 condanne, milioni di euro recuperati, ma anche 32 suicidi. 25 anni dopo lo scandalo più clamoroso d'Italia, quello di Tangentopoli, rimane un dubbio. Ci siamo liberati dalla corruzione? Ma è veramente un dubbio? Il racconto della memoria e dell'attualità è fatto dalle vite di donne e di uomini. E ogni grande storia che ci ha colpiti o segnati nasconde sempre almeno un segreto ancora da svelare. La ripresa italiana si è fermata, noi ne siamo consci, per questo stiamo approvando misure per contenere questo rallentamento.
qui vivono, dormono in due. Dormi tu qua nel bagno? Sì. Vero che sono nei container, però noi gli abbiamo posto i ragazzi. Non potete mandare in onda un servizio così perché veramente perché? Sono stati completamente abbandonati qua. Dove ti fanno mangiare? I bambini stranieri li dividono, quelli italiani mangiano in mensa. La piscina, ai ai ai, guarda che vista. Perché non dovremmo chiamarlo condono? Guardi, lei lo chiami come vuole. Fuori dalla nostra manifestazione! Mettila giù quella camera, hai capito? Ma prima vai, stai tranquillo, stai tranquillo, non ti preoccupare. Perché stai piangendo? Stanca, veramente, stanca. La realtà è la nostra passione. Michael Moore! Berlusconi was the original Trump. Tutto bene. Ignazio La Russa! Facile accettare agli africani e siriani. Accoglie il romano. Insieme ai tronchi finisco qua. Macron. La prima tessera del reddito di cittadinanza. E la libertà di stampa deve essere una libertà. A mezzo Iuso vivono quattro donne, tre sorelle e una madre. Da 11 anni queste donne sono minacciate. Al fianco delle sorelle Napoli contro la mafia dei Pascoli. Tagliare i vitalizi è un modo per riavvicinare la gente alla politica. Se continui a riprendere ti tolgo la telecamera, non partecipa. Perché fa così? Nell'anno in cui c'è il primo governo del cambiamento, che è il governo del popolo sovrano, il popolo non c'è. Seguiteci, perché non è l'arena, va fino in fondo. La7.it, ovunque, con te. La7.it, ovunque, con te. Un'altra giornata incredibile. Domande, risposte, confronti, i vostri tweet e le vostre mail. Vi aspetto ogni mattina sulla 7. In Italia si vota sempre. La nostra vita è diventata un intervallo tra una campagna elettorale e l'altra. Ecco il campanello, è già finito l'intervallo. Imprevisti, probabilità, terreni, investimenti. La politica italiana sta diventando un grande monopoli. Ma adesso a chi toccherà lanciare i dadi? T come talk, A come attualità, G come giochi, A come approfondimenti, D come dubbi, A come... Vabbè, ci vediamo tutti i giorni, vi aspetto, mi raccomando. Buon pomeriggio, bentrovati, bentornati a Tagadà, buon pomeriggio al pubblico di Tagadà. Buon pomeriggio. Qual è la discussione politica del momento? Sicuramente si discute molto, moltissimo di IVA. Visto che si è proposto lei, tanto io mi aspettavo un mazzo di fiori. Mondo italiano! Allora, alle 13, passati da pochissimi secondi, di nuovo in diretta con l'area che ti restate, è il momento delle previsioni meteo. Paolo Sottocorona, siamo in attesa di buone notizie, visto che il weekend è alle porte. Beh, sì, buongiorno. Intanto, la situazione per essere venerdì non è che sia tranquillissima, perché sono entrate un po' più nuvole del previsto dal Tirreno centrale, dalla Sardegna verso le zone del centro, hanno portato qualche debole pioggia, ancora qualche traccia di temporale in Sardegna. Poi al nord i temporali attesi questa mattina ci sono stati e adesso sembrano confinati proprio sul confine, vabbè, scusate il gioco di parole, sembra che se ne stiano andando, però guardate, altri stanno entrando sul Piemonte e questo lì sembravano passati, però le carte dicevano che ancora c'era possibilità di qualche temporale. Quindi vediamo il pomeriggio di oggi come si presenta. Le deboli piogge sulle zone del centro, ancora i temporali forti sulle zone di nord-est e ancora qualcosa probabilmente sulle zone occidentali. Questa instabilità piuttosto forte si attenua però piuttosto rapidamente, perché domani
in tutta la giornata le piogge sono queste, sono pochissime, sono quelle del pomeriggio sui rilievi. Vedete le zone in verde anche sull'Appennino meridionale, ma al nord è tutto molto più tranquillo. Domenica situazione simile con le zone di nord-est che nel pomeriggio, le zone soprattutto montuose e collinari, nel pomeriggio potrebbero avere qualche debole pioggia, però intanto le zone costiere, le zone del mare sono tranquille, quindi tutto va bene. Le temperature scendono un poco al sud, quindi avremo temperature pressoché normali per la stagione, il che non capita spesso, come sapete. In un esercizio di pareidolia, che sarebbe cercare nelle nuvole le forme di qualche cosa, questa nuvola, ci vedete qualcosa? Un cinghiale. Adesso non mi ricordo il nome dell'autore, ma forse dalla regia ce lo fanno sapere. Questo è un profilo, vedete il naso, la bocca, il mento, e poi un enorme ciuffo al di sopra. Ma attenzione, è soltanto una nuvola per fortuna. E quindi chi pensa che possa assomigliare a Donald Trump si sbaglia, perché di nuvola si tratta. E allora, grazie Paolo Sottocorona. Ritorniamo da dove ci eravamo fermati, in compagnia di Nicola Quandamatteo, uno dei migliaia fattorini che tutti i giorni consegnano a domicilio i pasti, e dall'annuncio di pochi giorni fa di Luigi Di Maio di un decreto a tutela dei cosiddetti rider. Claudio Cominardi, ci eravamo fermati proprio nel momento in cui lei ci spiegava che cosa ci sarà dentro questo decreto per tutelare i loro diritti. Ovviamente è da dettagliare chiaramente, perché finché non lo vediamo in norma non possiamo parlare. Però qual è il principio di base, di fondo? Il principio è che bisogna inserire tutta una serie di tutele che sono già oggi previste nei classici contratti subordinati per questa categoria di lavoratori che non hanno zero tutele, non hanno niente. Ma vogliamo dire un'altra cosa? Che il ministro Luigi Di Maio è il primo che si è voluto impegnare e si è impegnato su questo tema, perché prima nessuno ha fatto niente proprio, e l'ha fatto mettendo al tavolo appunto queste grosse società, queste multinazionali, senza avere un minimo di riverenza, senza avere un minimo, cioè nel senso riverenza, rispetto sì, ma senza farsi condizionare, a tal punto, a un certo punto, scusate la ripetizione, quando non si è trovato l'accordo al tavolo per un contratto collettivo, ha detto procediamo per decreto. E lo faremo, nei prossimi giorni vedremo qualcosa. Giorgio Mulè. Detto questo, come dire, la verità è un'altra. La verità è che quello che raccontavate prima, Runner Pizza a Firenze, il governo non c'entra nulla. Appunto. Si è seduto il comune con tre sindacati, hanno fatto un contratto che è esattamente quello che il governo non sa fare, cioè un contratto in cui si riconosce non il pagamento a consegna, ma col lavoro subordinato, con le tutele sugli infortuni, il TFR e le ferie. Hanno fatto uguale con un'altra società che si chiama La Consegna, sempre a Firenze, anche nel Lazio l'hanno fatto. Il problema poi, io apprezzo, per carità, il sottosegretario come la dice, io non mi servo da queste società. Peccato che la Casaleggi Associati abbia preso un bel contributo dalla più grande di queste società l'8 aprile, il 16 maggio, per due eventi, e la Casaleggi Associati è la vostra cassaforte. Quindi da una parte non fate il contratto, dall'altra però lei non prende i soldi, non dà i soldi per le consegne, però i soldi ve li prendete. Che cosa c'entra col dibattito? Voi con la Casaleggi Associati non c'entrate nulla? Personalmente, io personalmente non no, ma il Movimento 5 Stelle ha preso i soldi da Deliveroo, 10.000 euro, cioè, il 16 aprile e l'8 maggio, c'entra nulla. Ma a chi versa 300 euro al mese? Allora, lei a chi li versa? Però, alla Casaleggi Associati o allora, no? Okay. Stiamo parlando di un tema importante. No, il tema è che per un anno siete stati incapaci di dare le risposte a queste persone. Li avete presi in giro, le ha fatte il Comune di Firenze, e voi non le avete fatte. Cominardi, per la controreplica, poi voglio sentire Brambilla. Scusi, questo problema di strumentalizzare anche dei ragazzi su questa cosa. I soldi lei non glieli dà ai fattorini, però da dire di vero la Casaleggio li ha presi, mi fa male. Ha già assestato un colpo basso a Cominardo. Consenta a Cominardi di replicare. Però anch'io poi non si capisce certo più nulla. Prego, che poi voglio andare da Brambilla. È un problema che esiste da parecchi anni. Nessuno ha fatto niente. Oggi in questa trasmissione voi abbiamo parlato di precari. Vorrei sapere chi ha votato le leggi sul precariato in questi anni. Guarda che indietro. Noi stiamo cancellando. Scusi ancora. Prego, se posso un momento, Mulè, la prego. Due, si parla del fatto che non si può più andare, se va in pensione a 70 anni. Ma vorrei sapere quali sono i partiti che hanno votato la legge. Ma che c'entra con questo signore? Mulè, però la prego, così non si può fare. È un anno che lo prendete Mulè, in mi giro. Perdoni, però io capisco.
capisco la sua vis polemica, però se ma riusciamo. Ma che problema? Parla dei pensionati, quello c'ha 25 adesso anni. Adesso ci arriviamo anche alle aspettative di pensione. Un momento, cominciamo. Comincio a lavorare e parla dei pensionati. Andiamo bene. Se mi fa concludere, prego, sono prego. Qui a garantire parliamo la sua. Mio bisnonno pure, dai. No, però così veramente prego. Non si può andare. Cominciati, la fa male. No, la prego, Mulè, la prego. Certo, prego. E stavo dicendo, finalmente qualcuno si sta occupando di questi ragazzi, cosa che nessuno ha fatto prima. E questo è un dato di fatto. È stato fatto mettendo al tavolo le società e i sindacati. Non si sono messi d'accordo perché un conto è la piccola società che lo fa col sindacato, un conto le grandi, le centinaia di attività di questo paese, che è un altro discorso. E adesso stiamo rispondendo anche a questa cosa con emendamenti che avevamo già presentato mesi fa. Poi, se la Camera li rende inammissibili, certo. C'è una questione di inammissibilità, c'è una questione di carattere tecnico. Però a breve si chiude una cosa che non è stata mai fatta prima. Ma se fa un emendamento che è inammissibile per materia e sei al governo, c'entra? È come se tu sei un incapace, sei uno studente che va a fare all'università un esame così non si può. Perché non sei capace, sei inammissibile per materia e sei al governo. Quante volte abbiamo visto Mulè anche nelle passate legislature dei decreti omnibus? Nelle quali c'era 2019, che c'entra, è inammissibile per materia. Dopodiché mi sembra di capire, abbiamo provato a fare una concertazione con i soggetti in campo, questa concertazione non è stata possibile e allora a questo punto decidono di procedere per decreto. Usciamo dal duello personale, consentitemi di andare a Sirolo dal nostro Gianluca Brambilla, il quale più e più volte ha parlato con noi anche dei rider, e quindi le chiedo che effetto le fa sentire il governo che dice a fronte dell'impossibilità di trovare un punto d'incontro con le parti sociali procediamo per decreto. Guarda, dalla testimonianza del giovane antropologo in studio alla discussione surreale che ho appena sentito dire adesso, abbiamo la rappresentazione plastica che in Italia non abbiamo capito cosa vuol dire fare business, fare crescita economica, eccetera eccetera. Partiamo dalla testimonianza. Il lavoro di Riders nasce perché deve essere un'occupazione riempitiva della vita di uno studente universitario. In tutto il mondo gli studenti universitari, quando non studiano e hanno bisogno di guadagnare qualche soldino, prendere la mancia, vanno a fare questo tipo di mestiere. Nel resto del mondo ci sono società che sono diventate dei colossi nell'organizzare questa cosa, ma nessuno è andato a chiedere più di tanto diritti o tutele, perché nessuno immagina che uno poi si lauri e continui a fare Riders. Questo è il problema, no? Allora noi cosa facciamo? Uccidiamo il bambino nella culla. E adesso siamo qua a garantire dei diritti, investiremo del denaro nel fare il contratto di lavoro opzionale dai riders, così bloccheremo questo settore, anziché porci il problema di dire: ma possibile che noi non siamo capaci di fare noi un gigante a livello mondiale in uno di questi business? Possibile che l'Italia non abbia un unicorno? Possibile che noi non siamo capaci di crescere e creare occupazione anche per gli antropologi? All'antropologo in studio mi permetta un consiglio. Ha studiato antropologia, studia un po' di marketing e vedrai che troverai un lavoro e non hai bisogno di portare in giro le pizze. Allora, Nicola Quandamatteo, è giusto che lei replichi, mi permetto però di dire una cosa, caro Brambilla, verissimo che si tratta di lavoretti e non credo che nemmeno il nostro Nicola ambisca a fare il fattorino a vita. Vero è che comprendo anche la determinazione, a prescindere da quello che farà il governo, a battersi perché almeno la paga sulla consegna possa essere qualcosa di più, per cui la mancia è non soltanto un pourboire, ma qualcosa di un po' più dignitoso. Ma è giusto che risponda vedremo il nostro rider. Vedremo quante aziende la firmano, vedremo quante aziende poi firmeranno quel contratto però. Nicola Quandamatteo. O se ne andranno dall'Italia. No, noi pensiamo che in assenza appunto di aziende che firmano un contratto c'è bisogno di una legge, e questo l'abbiamo detto sin dall'inizio, e vorremmo che il governo faccia questo decreto legge e che noi lo stiamo aspettando da molto tempo. Per rispondere a Brambilla, io vedo da parte sua una non conoscenza della materia, perché questo lavoro non è soltanto un lavoretto occasionale, c'è molta gente che lo fa, penso a molti anche immigrati che lo fanno come principale lavoro. È uscito uno studio su Milano dell'università che dice che molti lavoratori immigrati che hanno solo questa come alternativa lo fanno anche al di là di quello che sarebbe l'orario consentito dai contratti collettivi se fosse riconosciuto come effettivamente è un lavoro subordinato. E le proteste per la condizione dei riders ci sono in tutta Europa, ce ne sono state in Inghilterra,
in Spagna recentemente anche l'Ispettorato del Lavoro ha riconosciuto che questo lavoro è un lavoro dipendente. Io direi al signor Bambilla, che tra l'altro è stato anche indagato per evasione fiscale... Vabbè, però non stia, evitiamo di fare affondi personali. No, non faccio un affondo personale perché il signore l'ha fatto nei miei confronti. Io gli dico soltanto che noi rider lottiamo per i diritti ci devono essere per tutti e soprattutto non prendo lezioni da chi vuole gabbie salariali e più licenziamenti. Allora, le posso fare una domanda, Nicola? Lei prima diceva, noi ci battiamo per maggiori diritti, va in questa direzione l'intervento del governo, anche perché le aziende vi avevano proposto addirittura una decontribuzione a vostro carico. So che è una prospettiva molto lontana, ma lei ci pensa mai, quando sarà anziano, che tipo di tutele potrà avere? In termini, appunto, si parlava di pensioni. Questo lavoro le porta qualcosa? Questo lavoro no, perché noi lavoriamo purtroppo con dei contratti che, per cui non ci vengono versati contributi. Quindi è assurdo che in questo paese esistano lavori. Poi io spero di farlo in maniera transitoria, ecco, però questo non significa che lo debba fare senza diritti per il tempo che lo faccio. Soprattutto oggi non ci vengono versati contributi pensionistici. Questo è un danno per la collettività, per l'INPS e per tutti, e speriamo anche che l'INPS faccia accertamenti sulle aziende. Allora, le ho fatto questa domanda perché al di là del singolo problema dei fattorini, è un problema di tutta una generazione con carriere discontinue, quella di domandarsi, oggi ho 35-40 anni, quando avrò la pensione e soprattutto che tipo di pensione? Su questa vicenda ha fatto dei calcoli la CGIL e il nostro Luca Gentili ci può aiutare a capire, dare qualche risposta a questa domanda. Luca, ti chiedo di entrare in studio e così nei pochi minuti che ci restano di darci una mano a capire questa questione. Sì, Francesco, allora partiamo da un concetto fondamentale. Su cosa si basa il sistema previdenziale? Il patto tra generazioni, almeno su questo dovrebbe basarsi, cioè l'assunto per il quale un lavoratore oggi versa i contributi per pagare sostanzialmente a chi lo ha preceduto. Lo stesso, si suppone, dovrebbe succedere per lui negli anni a venire. Non è sempre così. Quando si sovrappongono delle norme, si creano delle sacche, delle zone d'ombra, nelle quali possono finire intere generazioni. È il caso, per esempio, del primo, vediamo con il primo cartello. Questo è il caso portato dallo studio della CGIL. Un precario che nel 1996, quindi in pieno regime contributivo, inizia a lavorare a 24 anni, lavora, diciamo, a contratti precari, quindi ogni tre anni ipotizziamo un anno di stop. Questa persona versa guadagna 10.000 euro l'anno, arriverà con 39 anni di contributi a 73 anni ad un assegno di 510 euro. Quindi questo è il caso di un lavoratore precario. L'altro caso di studio preso in esame dalla CGIL introduce un altro concetto che è stato introdotto a sua volta dalla riforma Fornero, cioè che con 20 anni di contributi si può andare in pensione, ma soltanto se l'assegno maturato arriva ad una volta e mezzo l'assegno sociale, che è intorno ai 500 euro, 513 nel 2019. La comparazione è abbastanza chiara tra due dipendenti della stessa azienda. Una addetta alle pulizie che guadagna 600 euro, ha un contratto part-time, 40 anni di lavoro, quindi versa contributi per 40 anni, maturerà 360 euro, a 64 anni non potrà andare in pensione, dovrà aspettare ancora 4 anni, lavorare ancora 4 anni. Un altro dipendente della stessa azienda, un dirigente, 4.000 euro mensili, 20 anni di lavoro, quindi applicando la norma introdotta dalla Fornero, un assegno di 1.330 euro dopo solo 20 anni, a 64 anni. Questa è la disparità. Questi sono i due casi presi in esame dalla CGIL. Su tutto questo ha lanciato l'allarme la CGIL, lo ha fatto l'ex presidente dell'INPS Boeri e lo ha fatto anche il nuovo presidente dell'INPS, che è Pasquale Tridico. Chi è nato tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 rischia di andare in pensione a 75 anni. Con questa considerazione noi andiamo in pubblicità, restate con noi perché di questo discutiamo appena rientriamo.